Presidente, buonasera. In che termini l'Europa può aiutare i giovani nel mondo del lavoro e più in generale per un loro protagonismo? Oggi si è parlato in particolare di Erasmus Plus e di garanzia giovani. Beh, queste sono due strade maestre, nel senso che lo sforzo fatto e la volontà del Parlamento è stata determinante di avere un 40% di risorse in più per il settennio rispetto al passato per Erasmus Plus, che comprende anche le politiche giovanili specifiche, cioè quelle di cui oggi si parla. In questa occasione parlo quelle coordinate dalle agenzie giovani, che ricordo sono una per ogni paese membro, quindi sono 28 agenzie, è una delle vie, perché significa anche rafforzare, diciamo, l'empowerment, come si dice, dei giovani, cioè rafforzare le loro reti, le loro associazioni, il loro coordinamento, imparare anche da parte loro come si fanno i partenariati, e poi su quello possono viaggiare altri programmi. Questa è la precondizione. La seconda, e poi passa di qui anche la costruzione della cittadinanza europea. L'altra, la garanzia giovani, è stata la risposta che noi abbiamo dato, sicuramente inadeguata, ma intanto è una risposta, perché ha due valenze: 6 miliardi per 2 anni e non per 5, come chiedeva i consigli ministri, e obbliga a fare due cose. Da un lato, a prevedere un diritto che è esigibile, diciamo, in tutta Europa, ovvero che i ragazzi fra i 15 e i 25 anni in Europa, in Italia è stata portata fino a 29, devono avere il diritto, se sono nei famosi NEET, cioè senza né in un percorso lavorativo né formativo, di avere accesso a a varie opportunità, che non sono solo il lavoro, ma sono anche tutte quelle opportunità che in qualche modo preparano e rafforzano un curriculum. Il punto è che noi abbiamo una situazione un po' più complicata, perché avendo 20 regioni e 20 sistemi regionali, questo vede delle troppe diversità. Spero ci sia un più forte coordinamento del Ministero del Lavoro. Detto questo, queste sono due risposte, ma non è solo questo. Quello che dicevo prima, un mainstreaming delle politiche giovanili ormai è necessarissimo, e se andiamo a vedere bene, e questo era un compito anche delle agenzie giovani, tirar fuori da tutti i programmi quelli che prevedono orientamento preferenziale ai giovani, non so, sotto i 30 a 35 anni, che poi l'età giovanile si sposta. Penso a Horizon 2020, che ha triplicato le borse per giovani ricercatori di eccellenza. Penso a Marie Curie, che è un altro programma per giovani ricercatori. Ma penso anche al fatto, per esempio, che ci sono dei bandi, se ne parlerà qua a Roma fra qualche giorno, per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Beh, i giovani sono un po' protagonisti di questo, quindi sono convinta che questo abbasserà l'età delle risposte ai programmi. Secondo, Europa Creativa, di cui sono stata relatore, è un'altra risposta che non è direttamente ma indirettamente più a target giovanile, perché per esempio dove lo prevede anche specificatamente, quando si parla di attenzione prevalente alle giovani artisti, professionisti e creativi, e si mette dentro non soltanto la cultura e i media tradizionali, ma si mette tutto ciò che viaggia ormai sul web, nuovi modelli di business, nuova interdisciplinarietà fra il spettacolo dal vivo, eccetera. E questa è un'altra. E l'altra cosa importante, faccio un esempio: qui nel Lazio finalmente si è fatto un bando per la prima volta che affida terre a giovani. E c'è stata una risposta enorme, più di 350 domande, e sono terre di demanio pubblico, spesso non utilizzate, il che significa che però questo non può essere soltanto dare la terra, significa dare, e so che stanno facendo questo, incubatori di impresa, agriturismo, biologico, e arrivano su queste opportunità ragazzi colti, ragazzi che spesso hanno anche un bagaglio culturale. Questo porterà anche a utilizzare sviluppo rurale, perché questo è il programma, che sono 90 miliardi per 7 anni per i 28 paesi, progetti che devono essere necessariamente integrati. Integrati vuol dire anche che ci devono essere dentro dei servizi culturali, delle infrastrutture. Insomma, io penso che ci sia, in realtà, se si guardassero i programmi europei che abbiamo lanciato sotto un'ottica di competenze che ci sono, anche diciamo quelle informali che hanno i giovani, pensate che sono degli smanettatori, per dire, no? E quindi sono più bravi di noi, e anche nuove profili che servono, io sono convinta che a ben guardare molti di questi progetti li coinvolgeranno direttamente. Serve però una politica più olistica sui ragazzi in Europa. Lei ha parlato anche della necessità di sentire direttamente i giovani in Europa, no? Si è preso un impegno in questo senso. Sì, allora proprio ieri abbiamo risposto a una richiesta che è venuta dal coordinamento del Forum dei Giovani Europei, che si era fatto molto sentire anche prima della campagna elettorale, chiedendo degli impegni precisi, e dobbiamo onorarli, ma non solo perché ce l'hanno chiesto in campagna elettorale, ma perché è giusto, di poter essere chiamati a delle audizioni
loro poi raccolgono come rete molti delle associazioni giovanili, in tutte le commissioni europee, non soltanto quella come la nostra che si occupa anche dei giovani. Questo è interessantissimo perché ci costringerà a avere questo sguardo orizzontale e a sentire cosa ci dicono, non solo, ma io sto cercando di organizzare anche, organizzeremo come Commissione Cultura anche degli incontri. Uno già si fa a dicembre con la DG, la Direzione Generale Cultura ed Educazione, perché voglio sapere l'implementazione a che punto è dei programmi, noi programmi, stare un po' sul collo. Ma ho chiesto già all'agenzia, lo chiederemo a tutte le agenzie, vorrei fare un incontro con tutte le agenzie giovani europee nella Commissione, perché noi abbiamo bisogno di sapere anche da loro che stanno seguendo nella pratica come vanno questi progetti, quali sono i colli di bottiglia e quali sono le cose che dovremmo cambiare anche nella modalità con cui si gestiscono. Cioè dobbiamo cercare di avere questa presa diretta che fra l'altro fa anche crescere il loro senso di essere protagonisti e non solo oggetto di intervento.